cumbre del Sasso Lungo. Ale, grande vecchio, che viaggio. Bellissimo. Ciao a tutti, siamo al rifugio Tony Demez, parlo piano perché sono le 5 della mattina. Siamo in compagnia del Nikuz che è appena andato in bagno e oggi l'obiettivo è quello di andare in cima al Sasso Lungo attraverso la via normale, che è una delle vie normali più belle di tutte le Dolomiti. Quindi vi accompagneremo in questa salita, è la prima volta che lo faccio, quindi è una figata poterlo accompagnare e speriamo di non perderci e andiamo a infilarci all'interno delle viscere di questa montagna. Si vede l'inizio della nostra via dalla cinghia dei Fassani. Poi dobbiamo andare lì dietro. Passo Felino. Siamo al Passo Felino, intendevo. Siamo al Passo saltare la cosa. Che cavo d'acciaio. È una ferrata. Sì, infatti, dov'è? Testiamo, ma comunque ero sulle braccia. Passaggio duro qua. Questo è quello che rimane del ghiacciaio. Ale, vecchio lupo di mare. Ale, piena fiducia nelle geco qua. Ma che sbilancia. Ma che robe. Che mi tocca veda. Che leggiadria. Trovo, ah, che tatuaggi ragazzi, che sto scarsa mia lui, è enduro. Sei verso di là, sulla tua sinistra. E spunto. C'è il perno. Via di perni. Ma tu come fai un perno? Com'era? Bene. Top. Gli ho messo le scalette da mo. Gli ho messo le scalette da mo. Dai. E lì. E adesso?
prima pausa con vista. Non si scherza. Wow. Si apre fuori lì. Cento, qua me la 2,9. Dopo fermo il video. Mi fuori come la nebbia. Un po' dritto? Sì, sì. Ale. Che viaggio.